Puntata numero 97, oggi abbiamo in studio, se così lo possiamo dire, un ospite molto molto gradito, Rosy Russo di Parole Ostili, un progetto che ormai c'è da diverso tempo e che comincia a circolare nelle scuole, si vede online, è un progetto nato online, ma facciamo raccontare da Rosy, dopo la sigla, il progetto Parole Ostili e soprattutto una nuova iniziativa che è un libro che si chiama Il mio primo telefono. A dopo la sigla. Benvenuti a Genitorialità e Tecnologia, il primo podcast italiano che si occupa di uso consapevole della tecnologia in famiglia. Eccoci qua, allora Rosy, benvenuta in Genitorialità e Tecnologia. Oggi parliamo appunto un po' di Parole Ostili e un po' di questo nuovo libro. Vuoi presentarti e presentare l'associazione? Assolutamente sì, grazie dell'invito e un saluto a tutti. Sono Rosy Russo, la presidente dell'associazione Parole Ostili. Sono innanzitutto una mamma di quattro figli e quindi questi così un po' i problemi della rete li conosco anche attraverso di loro. Sono una comunicatrice ed è anche grazie a questo mio lavoro, a questa mia esperienza, che è nato un po' il progetto Parole Ostili. 3 anni fa, sconfortata da quello che noi leggevamo un po' sulla rete, ho coinvolto un po' di amici a livello nazionale e ci siamo detti insieme cosa avremmo potuto fare. Da lì è nata l'idea di condividere pensieri, aspettative e definire nuovamente i confini un po' in cui volevamo lavorare, insomma, in questa rete. E con il lavoro di tanti, con la scrittura di tanti, con il coinvolgimento della rete, abbiamo scritto insieme veramente a tantissime mani il manifesto della comunicazione non ostile, che è un manifesto in 10 principi che ci ricorda quali sono le nostre responsabilità quando siamo in rete. Possiamo, scusami, ricordare qualcuno dei, diciamo, è un decalogo, giusto? Sono 10 regole. Ok, possiamo ricordarne qualcuno, eh? Certo, partiamo da virtuale reale, che forse è uno dei problemi più grandi che abbiamo, soprattutto noi adulti in rete, capire che tutto quello che lì succede non è virtuale, ma è reale, perché passa attraverso la nostra vita, i nostri sentimenti, le nostre esperienze. Un altro principio dice sì, è ciò che si comunica, oppure le parole danno forma al pensiero, le parole sono un ponte. Le parole hanno conseguenze, condividere una responsabilità, gli insulti non sono argomenti. O ad esempio l'ultimo, il numero 10, che amo profondamente, che anche silenzio comunica. Eh sì, e questo nuovo progetto invece è un libro, un ebook, è un libro che si chiama Il mio primo telefono, giusto? Esatto, è un libretto che è Sì. nato proprio grazie alla nostra esperienza, perché lavoriamo moltissimo nell'ambito educativo, incontriamo tantissimi ragazzi, entriamo nelle scuole e sappiamo che in questo momento uno dei problemi più grandi è proprio la gestione dei telefoni da parte dei ragazzi, che lo ricevono sempre prima, perché ormai è diventato il regalo della prima comunione quando va bene, però spesso nessuno dice loro come usarlo. Quale equilibrio mantenere, ma anche banalmente le cose che si devono fare o non fare, o i pericoli che possiamo trovare. Allora, questo è uno strumento che abbiamo pensato da un lato per i ragazzi e le ragazze. Vogliamo dire loro che internet è un posto bello, bellissimo, però bisogna anche sapere appunto cosa bisogna fare e cosa no. È uno strumento che può essere utile ai genitori, perché ai genitori diciamo che i ragazzi non vanno lasciati soli in rete. E questo libretto potrà aiutarli un pochino ad accompagnare i figli alla scoperta appunto di questo mondo. E infine è un libretto anche che può essere utile per gli insegnanti. Quindi è uno strumento pratico, semplice, proprio per affrontare la sfida dell'educazione digitale. Tant'è che in un prossimo evento che noi avremo ai primi di maggio presenteremo anche delle schede didattiche collegate a questo libretto per aiutare gli insegnanti a lavorare ancora meglio con i ragazzi. Lo schema del libro ricalca praticamente il manifesto di Parole Ostili, sto guardando, quindi poi, come stai dicendo tu, diventa qualcosa di operativo, un workshop che possono usare gli insegnanti, quindi uno strumento pratico. Dove si trova questo libro? Questo Dove lo libro possiamo comprare? si può acquistare sul sito di Parole Ostili, Sì. www.parolostili.it,
C'è da ricordare che certo ha un prezzo, costa 9,90 euro, ma tutto questo va anche a sostenere il lavoro dell'associazione. Noi offriamo tantissimi prodotti, appunto anche in forma gratuita, insegnanti, nonché eventi e cose. Quindi ecco, si sa che quando si compra anche questo libretto si sostiene un lavoro molto molto più ampio. Perfetto. E dove possiamo seguirti in rete per tutte le tue iniziative, oltre che su paroleostili.it? Beh, seguiteci sui social, abbiamo un canale su Facebook, siamo presenti su Twitter e siamo presenti su Instagram. Quindi ecco, assolutamente l'invito è a seguirci lì, oppure anche a registrarvi alla nostra newsletter, e questo lo potete fare appunto sul nostro sito. Poi ogni lunedì arrivano le nostre notizie. Perfetto, sei stata molto molto chiara, grazie per questo contributo Rosy, a questo punto magari ci risentiremo più avanti, certo. Grazie mille Rosy. Grazie a voi e buon lavoro. Per tutte le informazioni su genitorialità e tecnologia visitate il mio sito www.gianluigibonanomi.com.